Sei reduce da questo grossissimo successo ottenuto al conservatorio con questo spettacolo, questo progetto sulla strada della musica, in collaborazione con la Casa della Carità, col Comune di Milano, con l'Alta Presidenza del Consiglio della Presidente della Repubblica. Insomma, un grosso successo. Erano secoli, giorni, anni che non vedevamo il conservatorio gremito da così tanta gente in questa Milano grigia che spesso ci rende tristi, visto i tempi che stiamo vivendo. Dimmi, com'è andata? Com'è Allora, nata l'idea? innanzitutto ribatto alla tua frase iniziale, anche per me è un onore essere vicino a una donna così piena di iniziative, di vitalità e di stimoli quali sei tu. Infatti prontamente sei qui a testimoniare questa che è una cosa importantissima, non perché sia stato un mio successo, ma perché il successo è stato dell'integrazione. Quindi Don Colmegna, Arnoldo Mondadori, che fortemente hanno voluto questo concerto, hanno vinto non come persone, ma come portatori di un messaggio che rompe le barriere, che rompe il razzismo. Io ho sempre detto che l'arte, è magica perché? Perché in Africa un ragazzo africano vede un quadro di Picasso, non sa niente della taurologia o delle tecniche del pennello, però rimane incantato. E allo stesso modo, magari in Australia un giovane ascolta Beethoven e non sa niente di tutto quello che è la cultura tedesca, ma rimane incantato. Questo è il superamento delle etnie, delle barriere, anche dell'età. Ecco, quindi praticamente la musica e l'arte deve superare tutto questo. E come tu hai detto, sì, il conservatorio era gremito, io ci ho suonato più di una volta, come sai, peraltro il mio Vivaldi è stato registrato live proprio Certo. alla Sala Verdi del Conservatorio di Vivaldi, ma poi ci sono andato tante altre volte come spettatore, vi dico veramente non ho mai visto una cosa del genere. 2000 persone, 400 persone sono purtroppo rimaste fuori, tutte venute appunto a testimoniare quello che stava succedendo, che era un concerto che voleva significare appunto l'integrazione e comunque il concerto non è stato affatto un saggio, questo insomma sì, grazie anche ai miei arrangiamenti che come potete vedere sono stati anche sulla loro musica. La hora, infatti, è una delle tre forme musicali di musica rom e rumena. C'è la hora che è un brano molto virtuosistico, molto veloce, poi c'è la doina che invece è un canto melodico che si esegue senza tempo e poi c'è la manea che è una danza e infatti anche una manea è stata eseguita e c'erano anche tre danzatrici che hanno danzato. Che hanno Quindi danzato con le coreografie di Olivia di Olivia Kwong, Kwong, che è una coreografa di Hong Kong, che anche qui in Italia ha ottenuto parecchi premi, ma che per l'occasione si è documentata proprio su quelle che fossero le movenze e i tipi di movimenti utilizzati nella danza Rom, e quindi ha creato poi questa coreografia. Infatti il brano finale, Silvia, è stato un'incredibile un esplosione di tripudio, energia, certo. sì, perché c'era su questa manea c'erano delle parti solistiche, delle parti improvvisate, c'era la danza, quindi era un po' tutto quello che noi volevamo fare, anche perché questi ragazzi sono bravissimi a suonare singolarmente come solisti, però non avevano mai suonato in orchestra. Quindi per la prima volta noi abbiamo visto questi cinque violinisti che suonavano una parte armonizzata, come si suona nell'orchestra di violini, e questa è stata una cosa in più che loro hanno preso. Io sono autodidatta, a parte qualche lezione di clarinetto, su tutto, ma ho studiato tanti, tanti manuali. Il manuale per me di riferimento di armonia è il manuale d'armonia di Schoenberg. Bene, questo manuale si apre con la frase: "Questo libro l'ho imparato dai miei allievi". Questa è una frase che mi colpì molto all'epoca e io la tengo sempre presente. Ogni volta che comincio una collaborazione con giovani, con ragazzi, io dico sempre: mi aspetto di imparare qualcosa da voi, perché se io non avrò imparato niente sarà stato un rapporto non produttivo né per voi né per me. Ma mai come questa volta veramente io e i ragazzi che sono stati meravigliosi, questi giovani allievi del conservatorio, voglio dire i loro nomi, i violinisti Pietro Boscacci e Marta Pistocchi, la violista Caterina Flores e i due fisarmonicisti Loris Facchin e Francesco Moretti sono stati meravigliosi nel creare prima di me il rapporto con questi ragazzi, a guadagnare la loro fiducia, perché all'inizio ovviamente le famiglie che accompagnavano questi ragazzi erano perplesse, a loro veniva detto: ecco, i vostri figli
che normalmente vengono presi un po' a calcio in faccia, possono venire qui in conservatorio e possono studiare tutto gratuitamente. E loro dicevano: ah, e dov'è la fregatura? Quindi Perché diciamo. tutte le settimane, tutti i sabati mattina, questi allievi hanno frequentato il conservatorio e cambiando completamente proprio la connotazione, no? Il sabato mattina il conservatorio si trasforma con questi giovani musicisti che fino a prima, a poco tempo fa, suonavano per la strada e raccogliendo chiaramente anche l'elemosina. E invece sono Le stati offerte, diciamo le adottati le offerte. offerte, sono stati adottati da questo progetto e che sta aiutandoli a ritrovare, riscoprire e perfezionare il loro talento. Sono molto bravi, molto attenti, sono disciplinatissimi e chiaramente questo progetto ha portato un cambiamento anche alla loro vita, no? La disciplina, diciamo, non era una delle loro grandi qualità. Però ti dico che proprio una delle cose miracolose è stata proprio questa. All'inizio ti puoi immaginare bambinetti da 8 anni, c'è cioè questo Patrizio che ha fatto anche un paio di queste scenette, perché io poi ho inserito anche 3 scenette, alcune scenette per spezzare la musica, no? Dove c'erano loro che arrivavano, a un certo punto c'è questa scenetta di questo bambinetto così alto con il violino che è un vero grande talento, arriva, mi prende e dice scusi, io voglio suonare il violino, allora io gli dico beh, guarda, allora dopo ci vediamo. Dice no, io voglio suonare il violino ora. Mentre io allora mi preoccupo, scusi, c'è la mamma di questo bambino. Lui prende il violino che gli dà appunto Caterina, che era l'insegnante dei bambini, viene e mi suona questa cosa. Quindi allora io dico: beh, vabbè, ok, va bene, vatti a vestire. E quindi diciamo ha mostrato anche un talento da attore, diciamo, no? Come anche gli altri due bambini, poi hanno fatto un altro paio di scenette simili. Ma quello che volevo dire è che quindi loro. Hanno anche imparato questa disciplina che non è stata imposta, credimi davvero, a parte un paio di volte in cui veramente ero inferocito perché ero sotto pressione e era difficile gestire tutto perché qualcuno non arrivava, qualcuno si era bloccato, qualcuno non si sapeva che fine avesse fatto, qualcuno arrivava con lo strumento sequestrato perché loro suonano per strada e la polizia sequestra i loro strumenti. E quindi, a parte un paio di volte che veramente ho dato in escandescenza, ma solo 2 volte, me lo ricordo perfettamente, io non ho mai alzato la voce per richiamare la loro attenzione. Alzavo sempre le mani con la bacchetta e finché tutti quanti non erano in silenzio, non si cominciava. Tant'è vero che abbiamo lanciato anche un detto: se stai suonando e vedi che nessun altro sta suonando, vuol dire che non ti sei accorto che il direttore ha chiamato il silenzio. Quindi, e tu devi vedere alla fine come tutto questo diventava E naturale. certo. All'inizio ti puoi immaginare 22 di loro da bambinetti così piccoli, tutti che suonavano continuamente il violino, la fisarmonica. E allora, scusa, scusa, infatti quando sono arrivato io, ah, scusa, stai zitto, ah, scusa. E poi dopo, diciamo, ho adottato da subito questo sistema, ho detto ragazzi, questa cosa si fa per voi, quindi è vostro interesse. E alla fine devi vedere come tutti erano E concentrati. Alla certo. fine in sala Verdi bastava alzare le mani e c'era il silenzio, io riuscivo a dare tutti gli attacchi nel silenzio assoluto, cosa che era impensabile fino a qualche mese fa, ma proprio perché hanno capito, perché si sono sentiti stimolati e questa è stata la cosa meravigliosa. A proposito degli strumenti, volevi chiedermi un'altra cosa ancora? Volevo chiederti, questi strumenti che sono stati dati in dotazione a questi giovani musicisti, so che c'è un progetto importante, che arriva dal carcere di Di opera, dal Opera. carcere di Dal opera. carcere di Opera, i detenuti hanno confezionato, costruito gli strumenti che poi i bambini, sono stati ovviamente donati, no? Perché li utilizzano sempre. Sì, esattamente è accaduto questo. In un programma naturalmente di riabilitazione per i carcerati, questo maestro liutaio, per chi non lo sapesse, il liutaio è colui che costruisce strumenti di legno come la chitarra. Professione rarissima, non ce n'è di liutai, No, quindi infatti rimane una. diciamo ai giovani disoccupati di prendere in considerazione questa Sì, professione che assolutamente. potrebbe essere È veramente una una. cosa meravigliosa, tant'è vero che questo Meta, che è stato l'insegnante di questi carcerati, che quindi sotto la sua guida sono a loro volta diventati degli liutai, lui diceva che aveva sempre intagliato il legno, ma che a un certo punto era insoddisfatto di questo. Quando poi si è reso conto che da questo suo sapere potevano nascere gli strumenti, quindi il violino, il violoncello, ma anche la chitarra, è rinato a nuova vita. E lui è riuscito a trasmettere adesso non so dirti il numero, ma 8, 10, forse 12, in meno
meno di 15 carcerati questa passione. Infatti lui stesso dice che alcuni proprio l'hanno presa proprio a cuore, alcuni diciamo un po' come un passatempo, però fatto sta che hanno imparato una professione, e fatto sta che questi violini sono stati poi donati. Credo che siano quasi una decina di violini, sono stati donati a questi ragazzi, i quali avevano dei pessimi strumenti, quindi a qualcuno si è rotto, a qualcuno l'hanno sequestrato e non è stato poi possibile riprenderlo. Anche per questo, Silvia, lasciamelo dire, è veramente una vergogna. Suonare in strada non è accattonaggio. Accattonaggio è quando si va vicino a un passante e gli si chiede l'elemosina. Loro suonano in strada con le custodie aperte senza chiedere niente a nessuno, e i passanti che gradiscono questa esibizione lanciano delle monetine. Questo non è accattonaggio. C'è una legge. Leggiamo un messaggio significativo. Prendiamo come esempio Londra, dove c'è il festival. Dove c'è addirittura il festival dei Buskers. Suonare in strada, l'artista di strada, è una è un concetto che viene riassunto nel termine Buskers. E addirittura c'è il festival. C'è il festival. C'è il festival dei Buskers, è una filosofia. A quando la prossima esibizione, prossimo? Non dovrei dirlo, Abbiamo già delle prenotazioni. Sì, mi sono state comunicate già due possibilità. Uno sarebbe in un bellissimo teatro di Milano, e l'altro in un festival importantissimo. Quindi potremo rivedere ancora il tuo spettacolo, per chi l'avesse Loro spettacolo. Il loro spettacolo. Io sono solo uno strumento. Quindi sulla via della musica. Sulla strada della musica, che è entrata nel nostro cuore, insieme a Sandro Cerino. Grazie. Ovviamente a tutti i bambini, i ragazzi Ron, che chiaramente hanno acquistato questo grosso prestigio dopo questo spettacolo. Ti ringraziamo. Grazie e a voi. Ci rivediamo per la prossima volta. Mi raccomando, invitaci. Alla prossima volta, voglio le vostre telecamere in sala. In sala, certamente. Grazie, invitaci che ci saremo. Assolutamente. Grazie.